settimana, nuovo ospite naturalmente qui a De Zapp, questa settimana è arrivato il momento dell'assessore allo sport del comune di Rieti Alessandro Mezzetti, innanzitutto buonasera, buonasera a te. Cominciamo questa intervista parlando un attimino della storia recente, C'è stata la nazionale femminile allo stadio Scopigno, Italia-Ucraina è stata una partita importante anche perché ha portato allo stadio quasi 1500 persone, la domanda è questa, cosa significa con un evento del genere riuscire a portare 1500 persone allo stadio? Io ne ho contata qualcuna in più in realtà rispetto ai 1500 che qualcuno ha scritto, però insomma credo che sia stata una bella presenza di pubblico, una bella presenza di pubblico partecipata, una, una giornata che sicuramente Rieti eh, potrà ricordare perché questo è l'inizio della nazionale femminile che verrà a Rieti, non sarà solo il primo step e è un'altra di quelle cose che probabilmente diventeranno durature da qui ai prossimi anni, insomma, c'è stata una grande soddisfazione da parte dello staff della Nazionale, anche lo stesso eh, vicepresidente della Federazione Uva si è complimentato con eh, la città di Rieti per la grande risposta per una semifinale Playoff calcio femminile e quindi, insomma, credo che al di là di tutto eh, siamo stati ripagati di un lavoro che abbiamo fatto, di un battage pubblicitario che abbiamo fatto in questi eh, 15 giorni con l'arrivo di qualche giorno fa di Cabrini che ha appunto iniziato la campagna promozionale di questa partita. È andata anche bene. L'Italia ha vinto 2-1, quindi credo che possiamo essere tutti soddisfatti di, questa, eh, di questo appuntamento. Che ripeto sarà solo l'inizio di un lungo periodo nel quale la nazionale italiana femminile. Verrà trovare, a trovare spesso lo stadio Magno Scovigno. Ecco, tanti eventi in questi ultimi 12 mesi, può essere considerato un po' l'assessore allo sport dei grandi eventi, tra virgolette. Ma diciamo che eh, abbiamo eh, alcune strutture che si prestano ai grandi eventi, insomma è venuta la nazionale Under 21 un paio di volte, è venuta la nazionale femminile, c'è stata una partita internazionale tra Qatar e Macedonia, è venuta la Roma quest'estate facendo davvero il pieno, eh, abbiamo conquistato eh, la S Roma per la Yacht League al di là di questa settimana nella quale eh, la Roma ha ospitato il Bayer Monaco a Trigoria. Perché c'erano troppi eventi allo stadio questa settimana, ma tornerà il 21 novembre contro il Manchester City. Insomma, abbiamo costruito sicuramente una rete di relazioni con eh, la nazionale, con la federazione eh, e grazie a questo, insomma, siamo riusciti anche a fare importanti eventi, che speriamo possano essere sempre di più. Insomma, noi abbiamo eh, un palazzo dello sport e uno stadio eh, sicuramente all'avanguardia rispetto a tante altre città, questo nostro di Rieti è l'unico stadio con 9.970 seggiolini, eh, il che insomma ci dà la possibilità di ospitare anche partite internazionali. A differenza dello stadio di Frosinone e di quello di Latina, siamo ancora non per capienza ma per eh, qualità e licenza UEFA, il secondo stadio del Lazio. Tant'è che insomma questo ci garantisce anche di portare grandi eventi in questa città. D assessore ai grandi eventi forse non lo sono, insomma sono una persona che ci mette tanta buona volontà, insomma, come l'ho fatto in provincia, portando, riportando a riedi la grande musica con eh, quei tre bellissimi concerti di Cuccini, dalle De Creole e della Mannoia. Anche qui insomma, stiamo cercando di dare il massimo con quelli che sono i mezzi a disposizione e fino adesso ci stiamo riuscendo almeno sullo sport. Cosa risponde e cosa si sente naturalmente di rispondere a chi sostiene che lei si occupa principalmente di sport e non delle altre mansioni che ha come assessore? Ma io ho una serie di mansioni come assessore, allora quello che mi affascina di più eh, ovviamente è quello dello sport e quello dei grandi eventi, quindi da questo punto di vista cioè di grandi eventi sportivi. Siamo in un momento nel quale l'amministrazione comunale, come tutte le amministrazioni comunali, domani probabilmente la provincia, il suo primo consiglio provinciale, dichiarerà default. Quindi insomma la situazione è abbastanza critica un po' per tutti e quindi nel momento in cui si diventa amministratore di una città, l'obiettivo qual è? Quello di fare cose soprattutto. Più delle volte senza spendere eh, molti soldi o, senza, o spe senza spendere per nulla, insomma, quella della nazionale femminile è stato un evento dove il comune di Rieti ha speso zero, quindi è stato un evento che ha portato solo soldi alla città di Rieti. Faccio l'assessore allo sport come lo faccio alle altre deleghe, con l'unica differenza che. In parte lo sport mi viene naturale e in parte eh, perché insomma, nel momento in cui metti mano a delle manutenzioni è evidente che ci deve essere anche una eh, buona parte di, ehm, di capitoli pieni nel bilancio, cosa che in questo momento insomma, non sono tutti pieni. Però io sono convinto che anche sulle altre deleghe abbiamo fatto eh, quello che si è potuto, eh, sempre pen pensando però al punto di partenza. Si, si, si parte sempre eh, conoscendo da, dove, da quali sono i fondi. A disposizione i soldi che si ha, insomma, pensare di avere una città completamente ok e completamente a posto presuppone il fatto che per tenerla a posto ci servono tantissimi soldi che spesso purtroppo oggi nel comune di Rieti non ci sono e quindi si cerca anche di mettere le toppe qua e là. Quindi la manutenzione in questo momento è vista così. Se c'è, qual è il suo sport preferito? Se c'è, naturalmente. Il mio sport preferito, come la maggior parte degli italiani, è il calcio. Questo è è evidente anche se ultimamente riesco a vedere pochissime partite in televisione non le vedo quasi mai l'ultima che ho vista mi sembra sia finita 7 a 1 quindi da lì ho anche capito che probabilmente insomma era meglio che non, che non la vedevo sono un discreto appassionato di tutti gli sport insomma il calcio sicuramente è quello che affascina di più ma perché ci siamo eh, siamo cresciuti con eh, come come, co con il calcio, che è un po' lo sport nazionale. Ecco. Una delle critiche che le fanno maggiormente è quella di avere un'attenzione particolare nei confronti del volley, è vero che lei è l'assessore al volley, come si dice? Ma io sono eh, un dirigente del volley e eh, l'ho fatto sia a livello eh, locale, provinciale che, che, che regionale e lo faccio a tempo perso in una squadra eh, di Riedi che fa un campionato. Eh, nazionale. Eh, io credo che ognuno di noi abbia eh, anche un quarto d'ora di tempo libero al giorno e, e in quel quarto d'ora di tempo libero, eh, ci si può dedicare a guardare la TV come eh, ad andare in palestra. Eh, io la dedico all'organizzazione e al management di, una, di un piccolo soggetto sportivo eh, che ho costruito insieme ai miei, ai miei amici 11 anni fa. Col quale pratico eh, i miei pochi liberi fine settimana e con i quali insomma, mi, mi distraggo come tutti, tutte le persone normali. Quindi eh, per me la, 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 la pallavolo è più che altro uno sfogo e un modo di eh, vedere anche come, come si cambia. Insomma, 11 anni fa noi abbiamo costruito quella società sportiva partendo da, dalla categoria più bassa possibile per, eh, perché un gruppo di amici non doveva. Eh, non, non, non doveva perdersi insomma e sono tutti amici non imprenditori sono tutti amici eh, de, dell'infanzia dell'adolescenza e quindi insomma ci si diverte quando si può a, a fare i dirigenti della Pallavolo. pietro paoli sette giorni fa seduto proprio su quella sedia ha detto che i presidenti non ce la fanno più che è necessario convocare un tavolo per farsi dare delle idee più interessanti rispetto a quelle che Mezzetti ha. Questo tavolo lo convocherà Mezzetti oppure va bene così? Ma Pietro Paoli eh, è, è un grande dirigente sportivo che ha avuto e ha una mentalità imprenditoriale che in questa città eh, in pochi anni, che ha costruito su uno sport eh, un, eh, partito da zero, un un progetto sportivo e a quel progetto sportivo gli ha dedicato il suo tempo libero e la sua passione così come facciamo tanti di noi. I presidenti non ce la fanno più, è una realtà, ma nessuno ce la fa più e il dramma vero è che la domanda è come abbiamo fatto a portarla fin qui questa roba, nel senso che... Questa è una città che a livello imprenditoriale sostiene poco lo sport perché non c'è il tessuto imprenditoriale e quindi il tavolo, i tavoli hanno sempre fatto parte della mia cultura e del mio modo di, di governare anche sia a livello amministrativo che politicamente. Il problema è che facciamo un tavolo per... Ritornare a parlare di quella polisportiva di cui tanto tempo fa si parlava e che poi non siamo riusciti a portare a casa o facciamo un tavolo per avere delle idee che già altri hanno fatto e che purtroppo oggi. In parte sono crollate altrove, in altri luoghi e in parte invece sono stati episodi fortunosi. Insomma, se pensiamo che il consorzio del basket di Pesaro oggi ancora tiene in piedi a fatica quella realtà sportiva, se pensiamo che a Treviso c'è una realtà dove si è costruito un consorzio di tante, di tante società sportive che tiene in piedi il mondo dello sport, il problema qual è? È che alla base di questa roba qui non ci sono solo gli enti e le istituzioni. Che ovviamente sono a disposizione per Pietri Paoli e per gli altri, ma è anche vero che il tessuto imprenditoriale della città non può continuare a restare a guardare. E la sfida la faccio io. Quel poco di tessuto imprenditoriale che è rimasto in questa città. Quanto sostiene veramente lo sport nella nostra città? Quel poco di tessuto imprenditoriale che è rimasto. Qui. È rimasto ehm, quanto è attaccato allo sport reatino? Perché lo sport reatino riesce a, nonostante. Anche categorie migliori rispetto a quelle dell'anno precedente, non migliori rispetto a dieci anni fa, ma comunque si tiene ancora perché non si riesce più a costruire ehm, il rapporto che c'era tra il tifoso, tra la città e, la e le squadre sportive di questa città? E l'assessore Noi... in questo che può fare? L'assessore in questo può fare iniziative di abbonamenti unici, può eh, organizzare le giornate per eh, quelle che una volta eh, si chiamavano le giornate Maranto Celesti per portare gente allo stadio. L'assessore può eh, smuovere le coscienze e eh, capire se c'è qualche imprenditore interessato a eh, sponsorizzare lo sport e, e ad indirizzarcelo, può eh, solleticare qualche azienda che viene ad investire nel nostro territorio. Il problema vero è un altro, è che spesso e volentieri noi siamo in una fase che è abbastanza eh, ferma, ferma sotto ogni punto di vista e eh, si soffre eh, molto. Insomma, io eh, quando penso che c'è gente come Roberto, ma come Cattani, come eh, lo stesso Fedeli, che ci mettono la propria parte eh, e, e ci mettono anche più nella propria parte, io posso soltanto ringraziarli per il movimento sportivo che hanno e messo in gioco. Perché secondo lei non, diciamo, il, suo, il suo prato non li soddisfa pieno? Cioè c'è qualcosa che secondo lei dovrebbe fare maggiormente per cercare di soddisfare quelle che sono le esigenze? Oppure è solo un problema esterno? Ma allora, gli enti che cosa, cioè la domanda è gli enti come possono aiutare lo sport? No, perché visto che insomma i presidenti alcuni hanno manifestato questo, questo problema, è chiaro che uno si fa una domanda per cercare di capire, secondo l'assessore, che cosa dovrebbe fare di più. Allora, di più noi partiamo risparmio. da una base dove fino a cinque anni fa il comune di Riedi e anche la provincia, gli enti comunque, facevano utilizzare gli impianti sportivi e le società sportive gratuitamente gli davano un contributo per tirare avanti eh, l'anno sportivo e probabilmente qualche volta gli si trovava anche lo sponsor. Erano momenti economici diversi, c'era una situazione eh, più fiorente forse, più eh, effervescente, eh, oggi non è più così, oggi Quindi gli enti problema, sono eh, la maggior parte in default o in predissesto debbono ricorrere al 36% del servizio a domanda individuale facendosi pagare o dando in gestione gli impianti sportivi e non sono nella condizione, essendo l'economia ferma, di trovare e attrarre sponsor per farli girare allo sport qualche volta si è fatto, è anche vero che però un ente e un'istituzione può, può stare vicino a una società sportiva e può cercare di trovare sinergie con le società sportive stesse ma Roberto è uno di quei pochi che l ha, l ha sempre chiesto questo, questo tipo di aiuto. Noi abbiamo lo scorso anno dato una mano eh, a qualche società per le trasferte sportive, abbiamo cercato di... però capisco dall'altra parte che non è mai eh, è abbastanza, ma capisco anche che nella condizione in cui siamo noi, quello che stiamo facendo è, è uno sforzo anche intellettuale e fisico eh, pesante perché non ci può essere soddisfazione con un comune in predisesto e non si può dare soddisfazione con un comune che è nella condizione di non muovere più grandi capacità di bilancio. E allora ecco che nasce l'insoddisfazione, nasce il risentimento, alcuni di noi siano anche figli di un'epoca sbagliata. Insomma, se Roberto avesse fatto il presidente della de, de Serie A di Calcio a 5 dieci anni fa eh, avrebbe riempito il Palazzo Schurner forse. Oggi purtroppo eh, da parte nostra riusciamo soltanto a dare la cosiddetta pacca sulla spalla che ho sentito in quell'intervista. Io sono uno di quelli che gliel'ho data spesso riconoscendogli spessissimo la, la sua grande capacità di mettere insieme risorse. Eh, però purtroppo oggi più di quella non posso dare, e quindi eh, ben vengano i tavoli, ben vengano i confronti, quindi ben si venga il un aiuto. Ehm, si farà il tavolo, io esempio. devo capire: allora, la, se, se il tavolo è una proposta, io sono uno di quelli che eh, si mette a tavola con molti, e quindi. Eh, lo, fa, lo fa senza problemi, il problema è che non può essere non, dive, non potrà, e non voglio disilludere nessuno, non potrà essere il tavolo della soluzione del tema tema sportivo in questa città, perché Però oggi disposto purtroppo ad ascoltare. Ma io sono dispostissimo ad ascoltare come ho sempre fatto e, e assolutamente sì, insomma, quindi se c'è un tavolo da fare lo facciamo per capire, per sentire, per ascoltare, per, per proporre, per costruire insieme anche progettualità importanti e interessanti per lo sport, ma anche per l'attrazione che questa città può dare, insomma. Io sono convinto, per esempio, che l'unico modo era che, che una possibilità Poteva essere quella di unire lo sport ai pochi, alle poche ma importanti attrazioni turistiche che questa città aveva. Sinergie sicuramente se ne possono trovare, quindi benvengano i tavoli, le, le, le chiacchierate. Il mio ufficio è aperto eh, 10-12 ore al giorno, tutti i giorni eh, senza pause pranzo. Quindi... Ecco, oltre all'ufficio, apriamo anche la mente di Mezzetti, perché andiamo su qualche argomento un po' più frivolo. Tre aggettivi per descriversi, lo facciamo ogni settimana. Facciamo per descrivere me? Certo. Brillante. Il eh, primo è sicuramente brillante, il secondo <ride> è sicuramente eh, impegnato, se può essere definito un aggettivo, impegnato eh, dal punto di vista sociale. E eh, disponibile, disponibile, io credo di avere una grande pazienza anche da <ride> questo punto di vista. Altrimenti lo no, no abbiamo visto insomma in questo, in questo periodo. Film preferito, cantante preferito e canzone preferita. Questo, insomma, è un po' il trittio di domande che facciamo sempre. Allora, partiamo dal film preferito. È sicuramente uno dei film. Io sono un, eh, uno più appassionato al teatro che al cinema. Eh, sono un Pieraccioniano, un Uh, un salemiano mentre per quanto riguarda l'altro era il cantante il vero. cantante eh, ha detto, il cucini. cantante Cuccini senza, cucini, senza, senza dubbio senza cucini. Dubbi. siamo in chiusura come sempre ultimi 30 secondi la camera a disposizione dica quello che vuoi di solito qui vengono fuori le cose migliori eh, quindi si scade ma dico quello che fino adesso insomma ha detto quello che volevo quindi eh, credo che siamo in un momento complicato insomma e quindi dire Dare la possibilità di dare un microfono libero a uno che fa politica eh, non è proprio una, una grande mossa. Insomma. Viviamo tutti un momento di grande smarrimento e difficoltà. Insomma. Io vengo da qualche eh, riflessione anche politica con i miei amici, insomma, molti dei quali sono eh, stati alla Leopolda, molti altri sono stati alla, eh, a Roma con la CGL. Io sono equidistante da entrambi. Eh, nel momento in cui non riesci, non riesci a ritrovare sentimenti, passione, che sono le cose che poi coinvolgono anche chi fa politica, diventa anche difficile ehm, andare a convincere qualcuno eh, che tu sicuramente sei eh, dalla parte giusta. Grazie anche se non ho mai convinto che solo una parte, Non sono mai stato convinto che esista una parte giusta. Assessore, la ringrazio di essere stato qui ospite con noi. Grazie mille. Grazie a voi, adesso ci facciamo una partita a Dama, vero? Assolutamente sì, mentre giochiamo a Dama io vi do appuntamento alla prossima settimana, nuova settimana, nuovo ospite, sempre con Ezzap.